La festa del Movimento 5 Stelle diventa un caso, perché? Perché il Comune di Roma dice no, non si può fare al Circo Massimo così come richiesto dal Movimento, ma loro replicano che nello stesso sito, un sito archeologico, naturalmente sono già stati fatti centinaia di eventi, tra cui non ultimo il grande concerto dei Rolling Stone. Ma io non voglio parlare del nulla. La festa la faremo lì, con o senza il permesso, e sarà una pacifica adunata di cittadini. Così Grillo dal suo blog vuole l'area del Circo Massimo di Roma per una 3 giorni dal 10 al 13 ottobre di incontri tra i 2000 addetti del Movimento 5 Stelle italiani ed europei. Il Movimento fa sapere di aver dato via alla trafila di permessi necessari e che il 31 luglio la risposta del Campidoglio è stata negativa, perché la manifestazione è troppo grande, c'era bisogno di modifica al progetto, ma dopo che queste sono state consegnate tutto tace, sottolinea Negrellini. Con un sì o con un no, insomma, il Comune risponda rapidamente, anche perché la richiesta arriva da un movimento politico che gode di una vasta rappresentanza parlamentare. Quanto al merito, il Circo Massimo ha già visto varie invasioni di persone, dalla musica alla politica, ai festeggiamenti sportivi e tanto altro. Dal concerto dei Rolling Stones, che fra una cosa e l'altra impegnò quell'area per più giorni, ai festeggiamenti per le vittorie della Lazio e della Roma, dalle manifestazioni della CGIL di Cofferati a quella del PD di Veltroni. Non sono mancati neppure gli iscritti della Coldiretti.